Qua, benvenuta in questa nuova puntata di Manifesting Journey. Finalmente possiamo raccontarvi qualche chicca in più rispetto alla stesura del libro, anche perché, come avete visto anche dalla precedente puntata, comunque noi stiamo proseguendo a pieno ritmo nella creazione di tutti quegli aspetti che comporranno quello che sarà il nostro Strong Book. Quindi, intanto ciao Ale, avremo ciao Jessica, buongiorno, buongiorno a tutte. Un po' di cose da raccontare le avremo quindi. Sì direi che lascio partire te visto che l'idea di questa puntata è arrivata a te e quindi ti cedo la parola grazie grazie allora intanto volevo dire volevo dire subito una cosa che eh, stiamo entrando proprio nel vivo della scrittura abbiamo già quasi completato un capitolo e mancano proprio le ultime, le ultime revisioni e abbiamo iniziato un altro e, che è quello, diciamo, un po' cruciale, diciamo così, cruciale, non nel, nel senso del contenuto eh, nel, nel, del, del libro, nel discorso generale del libro, quanto cruciale per Jessica, perché ehm, all'interno di questo capitolo ehm, era prevista la, la, la stesura di, di alcuni concetti che riguardano il suo metodo e così. E mi è venuta l'idea di questa puntata perché, cito testualmente, eh, questa mattina leggevo la sua, no ieri scusate, leggevo la sua newsletter e ad un certo punto c'era una frase eh, che proprio, ehm, come si dice, rappresentava chiaramente la... il punto fermo, il nocciolo della questione di questo, di questo capitolo. E vi cito, ho scoperto con mia grande sorpresa che per me non è affatto semplice trascrivere un metodo che ho creato e sperimentato negli anni. Metterlo in pratica, nonostante blocchi e resistenze iniziali, è stato forse più semplice. Ora, dentro di, dentro di me è tutto perfettamente chiaro, lineare eppure trasferire tutto nero su bianco è ben diverso. Ecco, io vorrei partire da questa affermazione perché, ora spoilerò quello che è accaduto nella settimana, e nella settimana precedente anche, eh, Jessica mi ha girato i contenuti e eh, io, insomma, ho lavorato, ho fatto quella parte di editing che mi competeva e eh, in alcuni punti le ho suggerito eh, di approfondire, di specificare, insomma, così. E abbiamo fissato una call per parlare di questi contenuti. Perché Jessica, che è molto brava in questo, voleva assolutamente che io le spiegassi bene e nel dettaglio che cosa, come, perché, che cos'è che non era chiaro, cos'è che poteva essere detto meglio e arrivare con maggiore precisione e maggiore impatto ai lettori. E quindi devo dire che per me è stato impegnativo, per parte mia. Eh, interpretare il, il, il concetto che Jessica voleva esprimere ed editarlo quindi, estrapolarlo e, e cercare di renderlo fruibile invece per Jessica è stato impegnativo dire ok io ce l'ho bene bene nella testa però se voglio che le persone accedano a questi contenuti nella maniera più immediata, semplice e impattante possibile lo devo rendere chiaro sì. e è chiaro per loro Ok, quindi Jessica vorresti condividere con le persone che ci ascoltano oggi questa, questa avventura? Ma guarda, in realtà appunto è stato veramente un parto podalico, non lo dico per esperienza, ma <ride> dicono che è così, quindi vi dico che è stato veramente molto molto impegnativo andare a portare veramente fuori questi concetti. Quindi ho, diciamo, le ho fatte, proprio le ho fatte tutte. Intanto partiamo da dallo smacco che ho avuto nel realizzare che è una cosa che mi sono sempre riconosciuta come facile, ovvero la scrittura, in realtà è stata difficile. E mm. questo aspetto in realtà è, già l'ho riscontrato quando ho cominciato a creare i miei primi corsi online, perché chiaramente i corsi sono un po' come in questo caso come questo libro arrivano dalla mia esperienza e io ci creo una metodologia proprio per non dare qualcosa che dà già qualcun altro, lo faccio in una modalità diversa, quindi ognuna di noi, come dire, porta nel mondo il proprio talento in modo diverso, chiaramente, quindi io ho messo insieme una serie di strumenti e li ho creati poi per creare dei corsi, dei percorsi e adesso appunto anche un libro. E quindi mi, mi ero già resa conto che nel creare i corsi, chiaramente di altra natura in questo caso, ci mettevo sempre una vita, mi sembrava sempre che non arrivavo mai al dunque. Ci mettevo veramente mesi per creare appunto una struttura che riuscisse a rispecchiare quello che avevo già nella mente. E adesso col libro. È stata la stessa cosa, però non era questa la mia aspettativa iniziale, nel senso che io ho già scritto libri di altra natura, ho già dedicato il mio tempo alla scrittura perché è qualcosa che amo. Quindi mi sono resa conto che fin quando devo esprimere un concetto che è legato a un mio punto di vista, che è legato a un'esperienza o qualcosa che sento di poter raccontare, mm -hmm. a trasferirlo diciamo su carta o comunque a parole in modo più semplice e fluido. Se invece devo fare questo passaggio per trasmettere qualcosa che ho creato io e mh, che fa parte appunto di un aspetto più strutturale che mi viene a dire formativo, no? che dall'altra parte le persone devono capire per poterle applicare, certo. lì diventa, diventa difficile perché magari il mio linguaggio interiore non rispecchia poi le parole che metto fuori. Esatto, hai usato la parola giusta, il linguaggio interiore. Ecco perché è stato impegnativo anche per me poi trasferire l'editing. No, ma ti prego, continua. No, effettivamente è stato, penso che è stato anche questo poi la difficoltà, ma credo anche, credo anche che la sinergia che abbiamo creato noi ci ha permesso comunque di, eh, come dire, sopperire a questa parte e trovare diverse modalità e infatti, una cosa che mi viene in mente è che la prima cosa che io ho fatto per cercare di rendere più facile quantomeno per me questo flusso è stato canalizzare. Mm. E ci tengo a dirlo in quanto lettrice dei registri akashici, ho scelto di canalizzare completamente questo libro perché voglio proprio essere un canale di luce che trasferisce tutto quello che ho dentro, sì, ma anche quello che mi arriva proprio come messaggio che possa veramente portare un impatto nel mondo. Quindi ho iniziato canalizzando e canalizzando, quindi mettendo poi nero su bianco quello che io canalizzavo, ho rivisto un po' i concetti, nel senso che gli ho dato chiaramente una forma, una struttura, e, per appunto capire anche se c'erano dei passaggi che magari eh, andavano implementati rispetto appunto al metodo che, che ho creato per il mio lavoro. E nonostante questo, comunque c'è stata molta difficoltà, quindi ho anche cercato di, come dire, girarci un po' intorno alla scrittura, quindi magari eh, aspettavo un pochino prima di mettermi al computer, cercavo di dirmi ah sì, magari mi prendo, non so, il sabato e la domenica che sono i giorni in cui io non lavoro, così da essere completamente focalizzata su quello. Eh, mi sono messa addirittura la scrivania a ridosso della eh, della, della finestra. finestra. Quindi diciamo che anche chi mi segue su Instagram sa che di cosa sto parlando perché ho mostrato questi, questi retroscena, però comunque sia mi rendo conto che faccio fatica e, e quindi mi sto anche dando del tempo, sto anche accogliendo questa difficoltà perché sicuramente mi vuole dire qualcosa, c'è cioè qualcosa che io posso esplorare in questa difficoltà. E quindi stare anche in questa stasi dove magari ci sono dei momenti, dico... Sì, ok, devo fare questa cosa. Sì, ok, devo preparare, ma aspetto il, come dire, il momento in cui dico, ok, voglio mettermi lì a preparare questi contenuti. E non è che sto lì a aspettare l'infinito e oltre, ma mm. <ride> chiaramente, eh, come dire, cerco di accogliere il più possibile questa parte, di darmi la possibilità di trovare una modalità che mi permetta di tirar fuori e posso dire intanto che... L'aspetto che mi è più utile e che mi è anche da consolazione, se vogliamo, è il fatto che tiro fuori quando mi decido a farlo, però mh, so che dall'altra parte ho te che mi aiuti tantissimo anche nel capire se quel concetto mh, può essere spiegato meglio, può essere approfondito, perché a volte diamo anche per scontato no? che quello che noi sappiamo possa essere, diciamo, alla portata di tutti, mentre in realtà non è così. Eh, ma anche proprio nell'energia con cui poi ci arrivano determinati concetti mi ricordo che una delle cose che mi hai rimandato che all'inizio non riuscivo a capire se era un bene o male eh, quando mi hai detto questi contenuti sono di una potenza incredibile Fa, però vanno spiegati meglio io quindi cosa vuol dire va bene o va male cosa devo fare è un bene che siano potenti cosa devo fare cioè, di <ride> no è che poi eh, il senso era sono potenti e, e per far sì che ehm, questa potenza, questa energia che tu cerchi di trasferire attraverso la parola scritta, deve essere veicolata in maniera nobile, mm -hmm. e consona alla, a questa stessa potenza, a questa stessa energia. Perché se no, vanifichiamo l'effetto in un congiuntivo sbagliato, che non è il tuo caso, o in una, in una frase troppo lunga. O in un punto che non andava messo lì ci andava una virgola, ecco, e devo ammettere, ragazzi, che io o ragazzi insomma, voi che ci state ascoltando, che avere a che fare con questi contenuti mi mette veramente a, alla prova. Perché, mh, bellissimo, no una prova bellissima, perché io amo poi eh, poter tradurre questa, questa interiorità di Jessica, che è. è quando, cioè, a quanto singolare e eh, unica singolare non nel senso di strana ma nel senso di unica eh, e mi trovo quando leggo i tuoi testi mi trovo proprio travolta tipo, tipo onda che, e dico no aspetta un attimo aspetta un secondo che io non, ho, non, non credo di, di avere inteso intanto mi manca il fiato perché mi hai detto una cosa fantastica però la voglio capire meglio e, il rischio quando si scrive, eh, di, come dicevi anche tu prima, quando si scrivono testi che riguardano la propria professione, è proprio questo, poi, il proprio, o il proprio metodo, o la propria conoscenza, di, di riuscire a trovare un, un canale di comunicazione eh, adatto alla, al nostro lettore, perché la, la scrittura non, non può essere... Un, autoreferenziale, eh, se no allora scrivo per me sui miei diari e lo lascio lì. Esatto. Scrivo per, per il mio ego e vabbè, però dura una pubblicazione, dopo poi eh, non se lo compra più nessuno quello che scriviamo, almeno per come la vedo io. No, sono d'accordo. E quindi se vogliamo che la nostra scrittura, la nostra opera venga percepita e venga accolta come qualcosa di valore e, e che porti dav apporti davvero valore, allora... Dobbiamo adattarla a chi, a chi ci legge, dobbiamo rispettare chi ci legge. E quindi, Jessica, per farla breve, era per dire che è bellissimo ciò che hai scritto, ma volevo, volevo aiutarti a renderlo utile ai tuoi, alle tue lettrici, alle persone che dopo acquisteranno il tuo libro. Ecco. Esattamente sì. Ma infatti, per quello che ho secondo me si è creata una bella sinergia e per me è di grande aiuto. Infatti, questo aspetto per me è la consolazione a cui mi rivolgo nel momento in cui sono lì che mi devo mettere a scrivere e dico: Ok, devo preparare questo contenuto. Mm -hmm. Quindi, cosa mi manca? Cosa, cosa, cioè, fare un po' il punto della situazione per dire: Ok, parto e, come dire, interiorizzo un po'. Questa, questa parte che c'è già, esiste già dentro di me e senza chiedermi come, questo è un po' un del nostro del nostro podcast e video, sì, sì. però effettivamente è vero, non mi chiedo il come, lo tiro fuori, poi il senso lo troviamo successivamente, però fin quando noi non decidiamo di riconoscere che c'è qualcosa dentro di noi di importante. Esatto. Compiamo questa scelta, e anzi, mi viene a dire, compiamo questo atto di coraggio, come dici spesso tu, eh, tra le nostre parole, quindi ti cito completamente visto che ho iniziato, concludiamo anche, però è proprio questo, no? Quindi troviamo in quelle parole mm. poi il suo flusso, la, la sua come dire, la sua narrazione, e, mm. e allora è lì che poi dici ah, ok. Adesso che ho portato fuori, però parte da un riconoscimento, cioè riconosco che quello che c'è dentro esiste, riconosco che ha valore, mi do il merito di avere lì tutto questo e poi senza chiedermi come lo, semplicemente lo esprimo. E poi si troveranno le modalità con cui ottimizzare quell'espressione, però sì, sì, che quando sì, non sì. lo facciamo è come se non esistesse questa cosa, è come se esatto. non c'è, perché oggi esatto. c'è. Cioè, questa parte qui è fondamentale nella, nella scrittura, nella stesura, perché ho spostato la sedia e si è sentito. <ride> c'è una parte eh, di, di, di mettere fuori, di portare in superficie, e poi c'è la parte di cura, che è successiva. Se, se in fase di scrittura, di elaborazione e di manifestazione, per citarti... Eh, mettiamo in mezzo la testa e niente è finita perché dopo poi lì subentrano i giudizi ah ma questo no ma questo no questo no lasciamo perdere scriviamo buttiamo fuori mettiamo nero su bianco com'è e dopo, dopo dopo si sistema dopo si controlla dopo si aggiusta si spostano le frasi si rendono più semplici ecco quella dopo è la fase e la fase di, di cura senti Jessica ma diciamo un po Ecco, prima hai detto uh, che eri un po una no, non mi ricordo che parola hai usato, hai detto che quando io ti ho scritto, che andavano spiegati meglio, hai provato la sensazione mm -hmm. eh, di smarrimento, ricordo bene, hai detto così, no, che non, non capivi se andava bene o se andava male. Ecco. Esatto. Eh, questo è importante perché quella è la testa dopo, in realtà va bene sempre. Io credo. Eh, va bene sempre perché è, è la tua narrazione. Mm -hmm. eh, dici un po' come ti sei sentita in quel momento lì, no? Qual è l'aspetto che è emerso? Perché per chi si accinge a scrivere può, può venire fuori. Ecco, mm. va bene o non va bene? Sì, diciamo che adesso che mi hai rimandato eh, questa, mh, questa frase, comunque anche questo sentire che ho provato in quel momento, quindi mi ha rievocato quella situazione, eh, mi rendo conto che c'è un aspetto importante su cui va posta l'attenzione, ossia in quel momento quello che sento di aver vissuto è l'attenzione dettata dalla premura, premura non dettata dalla, dalla fretta, ma proprio, um, come dire, il premurarmi che sia tutto, come dire, il più possibile bello, se vogliamo, sì. più possibile. Mi verrebbe dire perfetto, ma non visto come un concetto di perfezione dove non ci sono difetti, dove c'è il meglio di me. In questo la sì, parte di piacere legata a te stessa. Esatto, sì, quindi c'è questo proprio principio di cura dettato da, da quella confusione iniziale, di smarrimento, dove eh, dicevo, oddio, quindi è un bene o un male, perché chiaramente per me era la prima volta in cui facevo intanto un lavoro in questa sinergia, ma anche un lavoro così profondo di me, perché fin quando raccontiamo delle storie inventate o fin quando esprimiamo un nostro concetto, lo faccio spesso ad esempio anche nel blog, mi è anche semplice perché prendo tutto, tutto, tu, scrivo quello che è il mio pensiero e via. Questo è diverso, chiaramente. Quindi in quel momento, se devo rievocare quella situazione, mi viene in mente questo concetto di premura dettato dalla cura che io volevo mettere a, quella, a quel contenuto. Ehm, pensandoci, adesso anche mi viene in mente che oltre a rievocare questa sensazione, quindi mi arriva no, questo passaggio di cura che ho messo, mi viene anche in mente che... Una realizzazione che sto facendo in questo momento è che ho accolto la possibilità di non piacere a tutti, mm. e cioè io ancora non ho, non ho ancora realizzato che questo libro uscirà e verrà letto. Lo sto realizzando in questo momento che ne stiamo parlando e mh, va bene così, nel senso che non, non sono né preoccupata né ho ansie o timori dettate da che cosa penseranno le persone. Ho la piena fiducia del fatto che arriverà alle persone giuste, anche a quelle a cui non piacerà questo libro, perché metto in conto che potrebbe anche accadere, ma arriverà alle persone giuste e arriverà alle persone a cui comunque darà un aiuto. Poi ci sarà a chi a chi non piacerà, però se è arrivato a quella persona ci sarà un motivo, ci sarà certo. qualcosa. E quindi va bene così, va bene anche la, come posso dire, anche la critica. Non, in, quel moment, in questo momento non sono preoccupata di questo. E quindi mi viene in mente che quella frase di dire oddio, ma andrà bene? In realtà è andrà bene rispetto a quello che stavo creando, ma non al risultato finale. E quindi sento proprio questa grande fiducia del fatto che questo libro servirà delle persone. Ci saranno donne che leggeranno questo libro e arriveranno ad attingere. Alla mia esperienza e al metodo che ho creato e lo faremo in modo molto semplice perché verrà, verrà raccontato nella diciamo nella, nella semplicità più più plausibile più pura Tutto se tempo. vogliamo e, e quindi ecco questa cosa mi ha come dire mi ha dato una bella sensazione no pensare che effettivamente sto realizzando in questo momento che questo libro sarà pubblico sarà letto sarà acquistato e um, il fatto che possa non piacere non mi è passato per l'anticamera del cervello. Ma perché piacerà a tutti, JP? Me lo auguro, sì, sì, no, ma sono, sono fiduciosa <ride> effettivamente di questo. Però comunque in ogni caso è come se non mi interessasse se. Cioè se dovesse esserci persone che um, dovessero criticare il mio operato, perché io so che cosa ci ho messo in tutto questo, so l'impegno, l'amore, la dedizione che sto mettendo a questo progetto e all'intento con cui voglio portare nel mondo queste parole. Mm. E quindi voglio portare l'attenzione su chi davvero è importante. E poi c'è da dire anche questa cosa qui che a volte cioè riceveremo sempre delle critiche no um, io parlo per il mio per il mio ambito ma um, l'importante è fare anche una cernita di chi ci fa queste critiche mm -hmm. una, una selezione e dire ok questa critica la sento che è una critica costruttiva che mi può aiutare a crescere come professionista come autrice o quello che sia Oppure è una critica che arriva da un semplice, semplicissimo, banalissimo sentimento di invidia, perché c'è anche quella poi, no? E quindi è importante questa, questo aspetto che hai voluto raccontare, perché dicevamo già forse in una delle prime puntate, comunque un atto di coraggio, tu ti, metti, ti esponi tantissimo in un ruolo che non è il tuo solitamente. Eh, Fai un'azione molto forte, molto potente di manifestazione, e dopo dici: oh, eh, arriverà anche che magari qualcuno mi criticherà, ma a me non importa, io so di aver fatto una cosa che so che sarà utile. Questo è un aspetto molto importante perché le persone a volte non lo fanno, non scrivono, non si cimentano per paura di non aver tempo o per paura di venire giudicati, di... donna Santa, no? e tra l'altro volevo dire, spesso quando mi chiedono ah ma. Mi aiuti a scrivere possiamo scrivere insieme non voglio che venga fuori una cosa banale mm -hmm. c'è questo timore c'è questo timore un po per come professionisti e un po anche perché si teme di venire giudicati ecco invece vabbè ma cosa, cosa ne parliamo a fare jessica tu hai un percorso interiore molto importante quindi eh... Ci sta che a un certo punto le vedi queste cose, questi atteggiamenti, questi, questi ostacoli e poi li superi, li superi con uno schiocco di dita. Così, te. Speriamo di sì, però diciamo che questa cosa sì, sento che sono abbastanza eh, centrata, però penso che sia dovuto anche un po' al mio percorso imprenditoriale. Perché chiaramente, avendo avviato la mia attività nel 2014, quindi si sta parlando comunque di nove anni fa, eh, ero una pischelletta, ero piccina piccina, ero una ragazzina. Insomma, ero piccolina, ero quindi eh, quando ho avviato la mia attività eh, ho dovuto fare i conti anche col fatto di dovermi esporre. E, e quindi, comunque io arrivavo anche da un passato di comunque di obesità, arrivavo da un cambio di peso importante quando io poi ho avviato la mia attività. Quindi avevo dimezzato il mio peso, cioè ero completamente diversa dalla persona che avevo appena lasciato alle mie spalle. Che in realtà mi accompagna sempre, con me anche oggi, quella ragazzina sognatrice che si nascondeva. E Il primo romanzo che io ho pubblicato a 17 anni non ha neanche la mia foto, perché mi mm. vergognavo di espormi completamente. C'era il mio nome, eh, però non c'era la mia foto. E, e questo fa pensare no, rispetto a pochi anni dopo, eh, comunque, come, come sono cambiate le cose, certo. insomma, la prospettiva. Beh, sono passati nove anni, Jessica, è tanto, tantissimo, cioè beh, molte, molte cose che tu hai fatto, hai vissuto, hai superato, quindi eh, io guardo, non, non posso che continuare a dire che Jessica proprio in questo, questo libro sta mettendo molto di se stessa, non solo come storia, come storia di vita, come storia di, di professionista, ma proprio come dicevi anche tu prima, come, come animo, come persona, la cura, l'attenzione. È molto bello accompagnarla in questo percorso e, e vedere il tempo che eh, ha deciso di dedicare a questo, a questo impegno perché ha un'attività che va a gonfie vele e quindi inserirci anche la scrittura non è proprio. Così banale se vogliamo e, e quindi è molto bello accompagnarti in questo e, e ci tenevo proprio a ridire a ribadire l'impegno e la bellezza che stai mettendo in questi momenti di, di concentrazione in cui dopo che hai, ci hai girato intorno un po ti ti, ti, ti lasci andare e, e scrivi lasciando lasciando fluire anche perché detta così ha molta profondità lo ammetto ma se doveste vedere le mie retroscena, dovevate vedermi praticamente con questa scrivania tutta portata vicino alla finestra, anzi attaccata alla finestra, queste finestre spalancate. Io che giravo praticamente per casa come un'anima in pena e una volta sono andata a farmi il nocciolino e un'altra volta <ride> a prendermi l'acqua. E un'altra volta prendiamoci due noci perché è ora dello spuntino <ride> e sono arrivata praticamente così a viaggiare proprio anche con questa borraccia tra le altre cose ero lì che giravo intorno alla scrivania e guardavo, mi sedevo, guardavo il testo, poi mi alzavo, lo guardavo un po' così, magari <ride> okay, La prospettiva cambia, poi andavo a contare le pagine, quante pagine ho scritto? Ah beh, però è tanto, sì sì. Poi, ah, vediamo lo schema, a che punto sono arrivata dello schema? Ah sì dai, mi manca una tappa e mezza e ho finito il primo capitolo, evviva! Perché poi ogni capitolo è incentrato un po' su quello che è il mio metodo, chiaramente... Raccontandolo e dandovi degli strumenti che possano arrivare. Quindi vai a semplificare una cosa che è qua, è qua, è qua, ma non è fuori, non è, non è raccontata fuori. E insomma, eh, praticamente ci ho dedicato un weekend, sono a buon punto in tutto ciò perché vi ho detto mi manca una tappa e mezza, perché attualmente ancora mi manca una tappa e mezza e siamo a martedì e da domenica che sono ferma lì, ma va benissimo. Eh, però, ecco, prendiamola anche con filosofia, c'è cioè, insomma anche questa parte più divertente. Oggi dichiaro che non ho niente da fare, nel senso che non ho preso appuntamenti appositamente, quindi ho già completato gli appuntamenti della giornata e quindi mi dedicherò alla scrittura. Vi farò sapere come procede nella prossima puntata. Facci sapere, Jessica, facci sapere. Vorrei eh, dare un, uno strumento, se possibile. A chi, a, chi ci sta, a chi ci sta ascoltando o chi sta vedendo il video. Ehm, allora, non è detto che funzioni per tutti così. Adesso vi passerò qualcosa che è vero per me e che funziona per me, perché quando tu raccontavi che giravi intorno al piccino, nocciolino, ti alzi, ti risiedi, è un'immagine un che mi capita di vedere o di sentire raccontare spesso ed è qualcosa a cui vado incontro io stessa perché... Quando devo, devo scrivere, voglio scrivere i miei racconti, le mie, le mie personali storie, mi eh, incentro su una certa. mi metto lì con una certa disciplina e non è proprio sempre così facile. Quindi tu ti siedi, stai lì e dici: Ok, adesso. E cosa dico? Esatto. E come lo dico? E cosa vorrei raccontare? Allora. la Secondo me la cosa più importante in quei momenti lì non è tanto forzarsi a star seduti davanti alla tastiera e aspettare, cioè, proprio come una forzatura. Al contrario, è vero che è importante star seduti, è vero che è importante sedersi ogni giorno e, 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 fare, e mettere giù anche solo due righe o spostare due virgole, perché questo... Crea una sorta di, di, di abitudine, una sorta di consuetudine. E, e mi pare che fosse Stephen King nel suo libro On Writing diceva: Tu ti siedi lì tutte le mattine e chiami la tua musa, prima o poi la tua musa arriva, eh prima o poi lei viene, ti ascolta, ti sente e, e viene. Ci sono dei giorni che non ti guarda in faccia e si, va via proprio, si gira dall'altra parte, dei giorni che si siede lì con te, sta con te, ma quello che per farla breve, quello che vorrei dire è di, di stare, mm -hmm. stare. Perché ogni volta che ti alzi, tu interrompi una connessione con la tua storia. Ogni volta che ti sposti, che prendi il cellulare o che cambi eh, questo, questa situazione, crei una rottura, e quindi poi ti tocca ricominciare da capo. Perché si tratta di una mera connessione con quello che tu hai dentro con la tua storia, con la tua vicenda, con la tua professione, quello che sia che tu hai deciso di narrare, tu ti, devi collegarti con esso, perché se ce l'hai nel cuore e devi tirarlo fuori, come fai a tirarlo fuori se non ti colleghi? Eh sì. Come fanno a venire le parole se non stai lì ad aspettarle, a cercarle, a guardare, ad annusare, a sentire? E, e non vengono, se tu ti alzi ogni cinque minuti non vengono. Esatto. E quindi... Ma lo dico perché lo, lo faccio anch'io dopo dici. Donna, no, so... è vero, è una grande verità. Quando scrivi, ci <ride> sono momenti in cui, secondo me, eh, quando, ad esempio, io in quel caso, quando ho visto che continuavo a alzarmi, che continuavo a tergiversare, c'era qualcosa che mi stava fermando in quel momento, era come se dopo un po' dici ok, basta. Tant'è che infatti, lunedì mi sentivo particolarmente stanca perché non sembra ma eh, non sembra ma quando noi ci mettiamo lì a scrivere comunque dedichiamo il nostro tempo io sono stata sabato e domenica a scrivere e chiaramente dopo un po' è, è necessaria una pausa il problema certo, è certo. non è accettare questa pausa secondo certo. me è il problema, perché il fatto che io continuassi ad alzarmi anziché dire ok prenditi una pausa ti fermi e cioè, se io avessi finito ad esempio la prima e la seconda tappa e avessi smesso lì non sarei arrivata a tergiversare sulla terza, dove sono arrivata a metà, perché adesso io quella metà la dovrò riprendere da capo e interiorizzare quello che, che è necessario, diciamo, eh, apprendere da quelle parole già scritte per poi far esatto. fuori tutto, no? Che... E quindi a volte anche, anche accorgersi, diciamo, di quei momenti di connessione, prenderceli, ma dedicare solo quello, tant'è che una cosa che io tendo a fare è anche quando faccio in realtà le sessioni con le clienti, quando lavoro in generale, metto la modalità non disturbare nel telefono, in modo tale che non ricevo notifiche, sono qua, sono presente e vado centrata verso quello che eh, è richiesto nella mia attenzione. E, e quindi ecco, sicuramente sì, quello che dice aiuta tantissimo perché mi sono accorta anch'io che quando continuavo ad alzarmi non ho scritto più niente poi fondamentalmente, perché rimanevo fissa lì su quel punto, e semplicemente dovevo accogliere il fatto che ero stanca e che ah. dovevo prendermi una pausa, a volte prima di riuscire a, a scrivere, no? Quando tu sei lì che aspetti, eh... Viene fuori, emerge a volte anche cose, parti vecchie di noi, no? Parti antiche, e che, che non vogliamo vedere, perché mm -hmm. dipende, di cosa stai tu, cosa stai scrivendo? Comunque stai scrivendo un metodo, stai scrivendo qualcosa che tu hai, hai ideato di sana pianta. E da dove viene questo? Da dove proviene? Da te. Da qualcosa che tu hai vissuto prima, quindi muove delle energie dentro che sono di un certo tipo e non è sempre piacevole ogni volta fare i conti con questa energia. A volte sì lo è perché è un'energia eh, positiva, altre volte può essere un'energia sempre positiva, però magari rimanda. A, piccoli, a piccole sofferenze, disagi, eh, passaggi significativi, anche impegnativi. E non è detto che ogni volta uno abbia voglia di attraversare, attraversare la foresta e combattere con i lupi, eh. non, non è proprio detto che, che, che sia così. E quindi l'ho notato proprio su di me che quando scrivo a volte o mi allontano dalla scrittura è proprio per questa ragione, perché c'è quella storia che va detta, che va raccontata, che mi chiede mettimi qui, mettimi qua nero su bianco, ma io non, non ho voglia di stare lì ad aspettare quella storia, sì. perché significa attraversare maree, correnti che dove, dove mi portano di nuovo, perché io non so se ho voglia di andare di nuovo da quella parte lì per raccontare, Ecco, quindi c'è anche questo da, da dire. E per quello poi dopo che uno si alza e dice no, vabbè, mi alzo, faccio una pausa. Una pausa da cosa? Non è una pausa dalla scrittura, è una pausa da quello che non vuoi dire, non vuoi vedere. Eh, eh, adesso non è detto che sia sempre così, ripeto, questo è vero per me, ci tengo sempre a, a spiegare quello di cui parlo è qualcosa che mi riguarda vicino e, e lo, lo passo come un'informazione che può essere d'aiuto a chi si può trovare nella stessa situazione ecco e, perché la scrittura ti attraversa e la scrittura è portare fuori ciò che abbiamo detto anche prima ciò che è dentro e, e, e gioco forza dopo si fanno i conti anche con queste parti sì. ma infatti penso che il concetto sia quello nel momento in cui arrivano questi momenti di come dire di fermo dove sentiamo questo blocco nella nostra connessione possiamo chiederci che cosa sta accadendo quindi può essere che come hai detto tu eh, stiamo come dire approfondendo un tema che ci porta anche energeticamente a dover attraversare maree e in quel momento magari non siamo predisposte l'ascolto di sé in realtà è proprio una chiave che ci aiuta a comprendere meglio come funzioniamo infatti nel libro lavoriamo anche su questi aspetti più energetici perché Lavorare su quella che è la nostra bussola interiore, che appunto io nel metodo ho definito anche una bussola alchemica, va a lavorare su diversi aspetti energetici. E noi possiamo intanto andare a capire che cosa accade dentro di noi, come funzioniamo e quindi quali sono le modalità che si scatenano nel momento in cui noi stiamo vibrando a certe frequenze. E in quel momento, se io riesco a consapevolizzare queste parti di me e riesco a integrarle, poi posso dirigermi. Verso una nuova rotta, qual è in questo caso? Certo, punto? certo esatto, qual è il mio intento? Se il mio intento, in questo caso, è scrivere un libro, ma sento che le mie energie sono da tutt'altra parte, risponderò a quelle esigenze per poter poi dirigermi lì. Perché se io sforzo, immaginiamoci sempre questa bussola, cioè se io forzo la bussola col dito, no? Cioè, eh, se l'indicatore, soprattutto, è... pensiero... come fai a forzarla? Ah, col dito. Esatto. Il dito, ma si, cioè, nel senso come si rompe? No, Dice, io posso forzare una cosa, ma non funzionerà mai, cioè non, non sarà qualcosa di veramente utile alla tua vita o a quell'esigenza che hai in quel momento. Quindi ascoltiamoci e rispettiamo quello che sta accadendo dentro di noi. Direi che non ci sarebbe modo migliore per concludere questa puntata con questo ascolto e questo invito proprio a osservare cosa accade dentro di noi quando ci mettiamo a fare qualcosa a cui teniamo magari tantissimo, ma che in quel momento magari ha un blocco, ha un fermo. Chiediamoci cosa accade. Certo, certo. E direi che appunto con queste conclusioni noi possiamo darci appuntamento alla prossima puntata e come sempre vi ringraziamo di cuore per essere qui, per seguirci, per anche darci eh, degli spunti e delle condivisioni che rimandano un po' a questa esperienza comune perché comunque riguarda anche un po' tutte, non solo nello specifico questa manifestazione che stiamo attuando io e Alessandra. E quindi noi ci vediamo alla prossima puntata e come sempre se volete potete mandarci dei commenti, cliccare mi piace, seguirci, condividere anche queste puntate perché assolutamente ci è utile anche proprio per diffondere nel mondo questa, questa parola e queste condivisioni importanti. Sì, grazie Jessica, grazie a tutte per tutti per averci ascoltato. Mi unisco a ah, questo messaggio finale di Jessica che condivido e ci vediamo prossima puntata allora con nuove e interessanti avventure della nostra JP. Esatto, e con gli aggiornamenti rispetto a che fine ha fatto il capitolo che stava scrivendo lo scoprivo Esatto, esatto. Grazie a tutte. Ciao. Ciao a tutti. Ciao.